Buongiorno amici di Academy. L'ospite di oggi si chiama Nicolò Cipriani. È nato a Prato in una famiglia occupata nel settore tessile e dopo una laurea alla Bocconi e una significativa esperienza in Vietnam, nel 2017 fonda il marchio Rifò, un progetto atto a produrre capi di abbigliamento con fibre tessili 100% rigenerate. Sicuramente ci darà utili spunti per dire il futuro. Lasciamo quindi la parola ad Alessandro Mari e arrivederci al prossimo talk. Bentrovate, bentrovati, è il quindicesimo appuntamento di Academy in questo posto digitale dove da un po' di mesi, ma un bel po' di mesi oramai, proviamo a fare una cosa che sembra semplice ma anche complicatissima in verità, cioè dire il futuro. Abbiamo cominciato quando attorno a noi il paesaggio era determinato, diciamo così, dalla pandemia, sembra che ci siamo lasciati qualcosa alle spalle, ma nel frattempo il mondo ci stupisce anche in peggio rispetto a ciò che accade. Ed è per questo che ci piace avere interlocutori diversi, imprevedibili, ed è con molta felicità che oggi accolgo un quasi coetaneo, direi, che però ha fatto moltissime cose, molte delle quali hanno scritto dentro il futuro. E quindi intanto grazie Nicolò Cipriani per essere con noi oggi. Ciao. Grazie a voi per l'invito, grazie Senti, vado dritto al punto su Rifò, che è ovviamente la tua azienda. E c'è una cosa che mi ha stupito quando ho cominciato a leggere di voi, a scoprirvi, che è questa. Mi sembra che lì dentro si dica il futuro senza tagliare tutti i ponti con qualcosa, quel qualcosa di buono che abbiamo fatto nel passato. Dico bene? Sì, assolutamente, in realtà. Noi diciamo nel nostro caso che il futuro è tornare indietro. Tornare indietro a una tradizione che è quella dei cenciaioli, perché cencio vuol dire scarto o rifiuto nel nostro dialetto. I cenciaioli sono gli artigiani che selezionano gli scarti e i rifiuti tessili per trasformarli in un nuovo filo. E quindi da un lato riprendiamo questa tradizione che fa parte del DNA di Prato, dall'altro abbiamo anche un po' una visione romantica dell'abbigliamento, perché tornare indietro alle emozioni. Indossare il più possibile un vestito, tornare il più possibile a comprare meno, ma comprare di qualità e tornare anche al modello del maglioncino della nonna, che era quel maglioncino che magari, anche se rotto, stropicciato, strappato, indossavamo sempre volentieri perché ci raccontava delle emozioni. Quindi per noi è futuro, ma è tanto una rivisitazione del passato. Peraltro in una zona, diciamo, dove il tessile è una cosa determinante, no? Il territorio, la zona Prato, insomma, cioè sappiamo tutti. Sì, l'idea iniziale era proprio quella di riprendere la tradizione di Prato, valorizzare il territorio al 110%, sia in termini di quello che si può fare, di quello che si potrebbe fare, ma anche di quello che si potrà fare, perché quando si parla di economia circolare, di fibre tessili rigenerate, quindi di processi di riciclo, Prato rispetto ad altri distretti è avanti, però bisogna essere anche bravi a reinvestire questo vantaggio competitivo su altre produzioni, su altri processi, così da innovarsi e stare al passo coi tempi. Però è anche vero che, diciamo, insieme alla poesia voi fate anche delle cose molto pratiche, Nicolò, nel senso che c'è, devo dire, questa emozione che trasmettete. Cioè, sono rimasto stupito, ad esempio, da questi vostri abiti del Green Friday, dove una di queste scritte che sviluppate insieme ai designer è "non è scontato", se non sbaglio, no? E mi sembrava una delle considerazioni più giuste da fare applicandole anche al maglioncino della nonna. Però la verità è che nelle emozioni del maglioncino della nonna poi voi tentate di fare futuro in un ambiente, il tessile, che non sempre è così innovativo, sbaglio, no? Su scala globale soprattutto, no? Sì, allora noi tentiamo soprattutto di fare innovazione di comunicazione, nel senso di far vedere questi processi che sono nostri, tradizionali, che ci sono sempre stati una luce diversa, soprattutto all'inizio, perché considerate che quando è nata questa produzione si comunicava come vergine, non come riciclata, non si vedeva un valore aggiunto. Anche il cenciaiolo era un mestiere che non veniva detto, cioè si teneva quasi per... Quasi Certo. le persone si vergognavano a dirlo, no? E anzi, qualcuno mi ha anche proposto di cambiare il termine. Quindi, in realtà, il nostro caso è stata proprio un'innovazione di comunicazione, di prospettiva anche, cioè di ridare vita e speranza a queste lavorazioni, facendolo tramite i social, tanti canali che utilizziamo, però, come detto, collegandole a un prodotto, perché noi vendiamo un prodotto, non vendiamo una campagna di comunicazione. Quindi
effettivamente dobbiamo essere bravi noi a far trasmettere dal nostro prodotto e anche dal packaging, da come arriva, quello che c'è dietro, le esperienze e la storia che c'è dietro, perché è bellissima e è il nostro dovere raccontarla nel miglior modo possibile. Ed è possibile, dico la domanda, faccio la domanda da sciocco, Niccolò, perdonami, ma visto che poi siamo in epoca in cui sostenibile sembra che possa essere sostenibile tutto, no? E sta diventando anche un po' pericoloso. Cioè, si può essere sostenibili nel tessile? Si riesce a essere sostenibili? Allora, secondo me la sostenibilità è un compromesso, un equilibrio. Noi diciamo tranquillamente quali sono i nostri limiti quando facciamo dei processi sostenibili, perché purtroppo ci sono dei limiti e come un essere umano dobbiamo essere bravi a conoscerli, comprenderli e sapere limitarli il più possibile. E quindi nel caso della sostenibilità ci sono dei limiti, soprattutto quando si parla di economia circolare. Un limite importante è che non si può riciclare tutto. Purtroppo tanto di quello che si trova nel mercato non è riciclabile, perché, per farvi un esempio, per essere riciclabile deve essere monomaterico. Deve essere almeno 95% cotone, 95% lana, 95% cashmere, e tanto di quello che si trova, più del 60% di quello che viene prodotto oggi, non lo è. Quindi questo è un limite, perché anche noi, sì, facciamo economia circolare, siamo molto radicali in quello che facciamo, ma purtroppo ancora i nostri impatti sono limitati a quello che si può raccogliere. Poi un altro limite è che con le materie riciclate non si può fare tutto. Ci sono dei prodotti che si possono fare anche usando un prodotto 100% riciclato, altri invece dove vanno rinforzati con o materiali sintetici o riciclati o materiali vergini o organici, perché altrimenti non si può fare un prodotto di qualità. Quindi sì, si può fare molto meglio rispetto a quello che si sta facendo, però ci sono dei limiti. Un altro limite che io vedo proprio a livello industriale di impostazione del sistema è le quantità, le economie di scala, perché io posso usare un prodotto rigenerato, posso usare un poliestere rigenerato a bottigliette di plastica, ma finché io continuo a produrre 100, le persone comprano forse il 60% di quello che io ho prodotto e poi indossano il 10% di quello che hanno comprato, non è sostenibilità. Eh no, è un modello proprio sbagliato di per sé. È un modello sbagliato. Cioè, bisogna tornare a valorizzare il prodotto e non il suo costo. E questo va al di là, diciamo, dei materiali sostenibili che uno può usare. Bisogna proprio cambiare le nostre abitudini, i nostri processi. E paradossalmente quella diventa quasi di più una sostenibilità sociale, non solo ambientale. Nel senso che se cambi la mentalità di questo, hai, no? O sbaglio? No, assolutamente, una sostenibilità sociale e in realtà secondo me è anche una sostenibilità di portafoglio, perché se io smetto di comprare 10 t-shirt un anno e ne compro una fatta bene, facendo i conti alla fine dell'anno, certo, ho anche risparmiato. Sì. Quindi e mi creo, scusami, quella finestra per affezionarmi al prodotto come i miei nonni e anche i tuoi facevano, nel senso, esatto, che se non lo butto nella spazzatura dopo 5 minuti, ha un plus valore, diciamo così, un affetto genera su di sé, che se altrimenti rimane pochissimo in casa mia non ho neanche il tempo di creare, di sentire, di percepire. Assolutamente, perché poi se uno ci pensa oggi, quando uno passa per le strade vede i cassonetti strapieni di indumenti vecchi. Sì. Ma 20 anni fa non era così. Cioè oggi paragonare un maglione, una t-shirt a un cartone o a una bottiglietta di plastica è assurdo, perché tutto ci sembra così disponibile, offerte imperdibili, tutto a così poco prezzo, accessibile, che ormai è una t-shirt, non gli diamo più il valore di un tempo. La compriamo, indossiamo 2 o 3 volte, o la dimentichiamo nell'armadio o la buttiamo via. Però c'è una differenza, nel senso che quella t-shirt, comunque, quando io l'ho prodotta, ha consumato in media almeno 2.700 litri di acqua, ha consumato coloranti, prodotti chimici, per un uso e getta. Cioè. E non va bene, cioè si capisce subito che non è sostenibile. Magari non è intuitivo come una bottiglietta di plastica dopo che ti hanno fatto vedere delle isole enormi di plastica in mezzo all'oceano, però effettivamente ha un impatto. L'industria della moda è diventata la seconda più inquinante del mondo senza un bisogno. È molto lucido quello che dici, cioè non c'è davvero un bisogno primario da soddisfare con quel tipo di investimento di risorse. No, sono venuti fuori dei bisogni superflui spinti da Black Friday, Black Week, campagne, dove tutto ti sembra imperdibile.
la t-shirt a 10 euro, cavoli, se non la prendo adesso me la perdo, perdo un'occasione, quando in realtà magari ho già 10 t-shirt nell'armadio che mi aspettano. Mi piace molto, se posso spezzare una lancia in questo, cioè quando avete opposto, no, il Green Friday rispetto al Black Friday, ce lo racconti un pochino come è nata nella tua testa? Allora, l'idea era quella, allora da un lato era di finanziare maggiormente i nostri progetti a impatto sociale, quindi invece di dire io faccio uno sconto, io aumento la mia contribuzione ai nostri progetti sociali, così da arrivare alla fine, anche accelerare la raccolta per arrivare alla fine dell'anno e finire, diciamo, le fasi di quei progetti. E dall'altro, sinceramente, noi non abbiamo mai voluto incentivare le persone ad acquistare qualcosa di cui non avessero bisogno. Non facciamo saldi, lo sconto per noi è più una cortesia, una gentilezza che poi una persona magari se acquista, riacquista e così via, o se fa determinate azioni. Oppure diamo uno sconto quando uno acquista in prevendita perché deve attendere 4-5 settimane per ricevere il prodotto, allora sembra giusto. Però Black Friday, Black Week, cioè spingere proprio in un periodo dell'anno specifico le persone ad acquistare e a far sembrare che tutto sia istantaneo, secondo noi non ha senso. Quindi volevamo far passare un messaggio diverso. Poi allo stesso tempo, da quando abbiamo iniziato, quindi si parla... Io penso la prima Green Week è stata fatta proprio all'inizio, novembre 2017, proprio con la campagna crowdfunding. O siamo stati gli unici in Italia o i primi, perlomeno, a farlo. E ovviamente poi dopo c'è stato un contromovimento su dire ok, comunque fare Green Week è una campagna di marketing e quindi in realtà è just Friday, non è né Green Friday né Black Friday, si lascia semplicemente un venerdì qualunque. Però per ora ancora noi pensiamo sia giusto far vedere una contrapposizione, far vedere, ok, c'è questo modello, ma c'è anche un altro modello dove effettivamente invece di dare uno sconto contribuisco di più dei progetti sociali. E si percepisce, ti dico, perché la verità poi sarebbe una domanda da $1 milione, ma te la faccio lo stesso, diciamo. In questo micro slittamento dove attraverso un prodotto e l'attitudine che quel prodotto incarna tenti di far girare un po', no? La testa delle persone per vedere la prospettiva che ha davanti in maniera un po' diversa, se non sbaglio c'è anche un'idea di felicità un po' diversa, no? La felicità è un'idea che ci interessa in questi momenti, in questi momenti di discussione, ed è curioso perché il modello da cui vengo anch'io come persona nata negli anni 80 come te era questo modello accumulativo, no? Un po' da PIL, diciamo, devi fare sempre di più, c'è, cioè un più economico, di più massa, più... Mi sembra che in realtà, diciamo, il vostro modello vada da tutt'altra parte, cioè meno... No, sbaglio? Che idea di felicità ti sei fatto, che è possibile un pochino là fuori? Allora, sicuramente penso, cioè credo nello slow living, nel senso di rallentare, prendersi momenti. Allo stesso tempo sono anche una startup e quindi devi crescere, devi consolidare il mercato, devi sempre essere molto attivo, dinamico e offrire nuove alternative. Penso che ci debba essere un equilibrio tra le due cose. E da un lato per me felicità è avere il tempo di godere i momenti anche nel tempo libero, felicità è anche fare il lavoro che faccio con passione, sinceramente. Quindi questa in questo momento è un tema di grande attualità, nel senso che con tutta questa, cioè la generazione che si dimette perché ha capito che attraverso il Covid che il posto dove stava non è quello dove meritava di essere, sta diventando un'emergenza sociale, no? Sì, assolutamente. Io come azienda devo offrire l'ambiente giusto dove le persone da un lato si sentono valorizzate e dove loro hanno la possibilità di esprimersi. Perché io penso che per un giovane oggi sia importante da un lato avere i propri spazi, quindi che la giornata non deve essere solo quella lavorativa, ci devono essere anche altri interessi e altre passioni, come giusto che sia. Allo stesso tempo ci deve essere la possibilità di sentirsi valorizzati e apprezzati in quello che viene fatto. E questo è molto importante. Penso che qui dentro sia dato, nel senso che siamo in realtà che stiamo crescendo e si cresce grazie al contributo di tutti, dall'ultimo arrivato a quello più anziano. E penso sia questo un po' il concetto nostro di felicità. Allo stesso tempo, secondo me, la sostenibilità è collegata anche a questi concetti perché essendo un'azienda che vuole promuovere dei valori
e uno stile di vita, deve esserlo anche lei e devono essere le persone al loro interno. Quindi secondo me è molto importante, da un lato, sposare un approccio, diciamo, slow, nel senso che non dobbiamo spingere le persone ad acquistare, a mettere uno stress effettivamente inutile nell'acquisto, e dall'altro però, essendo un'azienda, dobbiamo anche avanzare, innovarsi, fare autocritica, capire dove siamo, come possiamo migliorare. Quindi secondo me è un po' un bilanciamento. L'armonia, diciamo, di equilibrio. Un equilibrio sottile, sì. E poi a livello di azienda noi siamo B Corporation, quindi siamo un'azienda, siamo una società di benefit, quindi che persegue il profitto, ma allo stesso tempo ha un impatto sociale, sostenibile e sociale e sull'ambiente che si può misurare. Quindi quando io parlo anche di margini, di prezzi, perché quando uno non fa i saldi deve anche dire che il tuo margine è trasparente e onesto tutto l'anno. E io dico sempre, per noi un margine onesto e trasparente è, ad esempio, un per tre, perché mi garantisce non di massimizzare il profitto, ma di ottimizzarlo, cioè di avere abbastanza profitto da investire, supportare la nostra crescita, fare degli investimenti o delle assunzioni. E secondo me è un approccio giusto, dove ci vuole tanta consapevolezza sia lato azienda ma anche lato cliente di questo, perché sì. Molto spesso ci viene anche chiesto, ma voi fate abiti riciclati, dovrebbero costare niente. Nel senso che comunque l'abito riciclato deve essere selezionato, viene fatto in Italia, le persone devono essere retribuite in un giusto modo, e quindi ovviamente, essendo anche un'azienda, dobbiamo anche mettere qualcosa da parte per finanziare l'anno successivo. Forse poi diventa sempre un pochino più manifesto, però, e questa non è una speranza, credo che sia proprio una traiettoria che si va disegnando, il fatto del, permettimi, plus valore che compri lì, perché compri un modello, compri un sistema, compri un'economia sociale, compri un rifacimento di un territorio, risvegliare un certo tipo di mentalità e via dicendo. Cioè, poi diventa percepibile, immagino, piano piano, però la domanda finale che ti... No, la penultima domanda che ti faccio è, sei felice come il primo giorno che hai iniziato? Sì, fare imprenditore non è facile, è una montagna russa, quindi c'è dei giorni in cui sei in cielo, dei giorni sei sottoterra, e mi piace, e lo faccio sempre con passione e con tanto entusiasmo. È bello avere intorno persone che condividono i tuoi valori e che danno tanto all'azienda quanto dai te, e questo lo apprezzi molto. Ovviamente ci sono anche dei giorni in cui dico chi me lo fa fare, quello di sicuro. Questo però diciamo, gli ultimi 3 anni qualche volta l'avrei detto. Succede, sì. Però sinceramente i benefici sono maggiori delle difficoltà. Ma senti, l'ultima cosa che ti chiedo, perché mi ha stupito, diciamo, il viaggio. Ti sei laureato e diciamo che una prima tappa di questo viaggio era tornare a Prato e fare quello che avete fatto. Però nel frattempo hai viaggiato moltissimo e ti sei documentato. Immagino, dico una cosa banale, che viaggiare per te sia stato imparare, allora, non solo vedere, cioè spalancare un po' lo sguardo in senso ampio, non lato. E come è andata? Cioè, come sei tornato a Prato dal Vietnam, dico, uno delle ultime posti dove sei stato, insomma? Allora, sinceramente, se lo chiedete ai miei amici, nessuno se la sarebbe aspettato. Prima che tornassi a Prato a lavorare, e secondo che avrei lanciato un'azienda di moda, perché erano due cose molto lontane dai miei concetti. Okay. Perché mi sono laureato in economia, era mio interesse lavorare come project manager, soprattutto nella cooperazione, i progetti, diciamo, istituzioni internazionali. Ero in Vietnam prima per un progetto delle Nazioni Unite e poi dopo per la cooperazione italiana, e mi piaceva quello che facevo, però non mi sentivo un po' in gabbia, nel senso che volevo effettivamente buttare in concreto di più le mie idee. E l'idea di fare un'impresa mi era sempre rimasta in testa, nel senso che comunque Prato è un distretto dove ci sono tanti piccoli imprenditori, non in mia famiglia, ma miei zii lo sono, e io mi ricordo che anche quando studiavo all'università, ho fatto la Bocconi, mi ricordo a un certo punto nei corsi di orientering che ti fanno, ti dicono, te Nicolò cosa vorresti fare? E io mi ricordo una volta avevo fatto la domanda di dire, ma per diventare imprenditore che qualità bisogna avere? Perché me lo chiedevo,
venendo da questo contesto. E quindi, sinceramente, anche i progetti di imprenditorialità mi erano sempre piaciuti a livello accademico, però ci volevo vedere qualcosa di più, come ho detto anche prima. E quindi, luglio 2017, ero a Bangkok con mio padre, avevo visto effettivamente questo problema della sovrapproduzione in Vietnam, avevo visto che c'erano tanti nuovi progetti di design in termini di sostenibilità, soprattutto in Francia, e quindi sono tornato, ho coinvolto gli amici per fare il crowdfunding. 13 novembre 2017 lo lanciamo, è andata bene, altrimenti non sarei qui. E sicuramente avere una prospettiva diversa è importante. Ora viaggio meno, però una cosa su cui stiamo lavorando è anche far fare magari esperienze di stage internazionali da persone che vengono da fuori, perché a volte, sebbene io abbia viaggiato abbastanza, oggi io mi scordo anche che ci può essere un altro punto di vista. Ma in cose semplici, tipo una persona che non gli piace la pizza, e ti dici, ma com'è possibile non ti può piacere la pizza? Perché magari in India non è una cosa apprezzata, un esempio, no? E quindi quello, cioè la mentalità che ti viene viaggiando, sto cercando anche di portarla un po' dentro, facendo fare esperienze di stage. Persone all'estero che vengono qui e portano il loro background. È una cosa molto bella, diciamo, se la riassumo in una riga è lasciateli andare perché poi tornano e portano qualcosa di utile con sé, diciamo, no? Soprattutto adesso che, dai, dopo 2 anni e mezzo, almeno questa, è nato dalla crisi ucraina, purtroppo il Covid ci lascia un po' viaggiare, bisognerebbe tornare a spalancarsi, diciamo così, al mondo. Nicolò, io ti ringrazio, è stato veramente molto molto interessante e sei stato grandemente generoso, quindi grazie. Grazie mille Alessandro, è stato un piacere. E saluto tutti gli altri e ci rivediamo al prossimo appuntamento qui su Academy. Grazie, ciao. Grazie a tutti.